Eccoci qua, eccoci a Storia in Scatola e oggi è una giornata bella perché tanto è il primo febbraio e quindi ci stiamo avvicinando alla primavera, ma poi secondo me col fatto che anche le allerte si sono un po' allentate, forse respiriamo anche un po' di più. Non voglio parlare di queste cose perché la cosa che invece vi voglio presentare oggi è uno spettacolo che è sul tema di Aiace. Chi è che di noi conosce Aiace veramente? Perché molto spesso quando si parla di eroi della mitologia greca si parla sempre di Ettore, di Achille e poi altri personaggi, sì, ce li ricordiamo, ma in realtà non così tanto. Bene. Oggi parleremo proprio di uno spettacolo che è Aiace di Rictos, con la traduzione di Nicola Crocetti, ma sicuramente quando si parla di mitologie, si parla di cultura greca, si parla di qualcosa che attinge profondamente nel nostro quotidiano, nel nostro vissuto. Il classico ha proprio questa capacità di tirare fuori delle questioni quanto mai attuali. E allora in questo periodo così difficile, sicuramente io credo che abbiamo bisogno di eroi e anche di eroi perdenti, perché Aiace nella mitologia non è un eroe invincibile e che ha alla fine gli onori che merita. Credo che molte persone oggi vivano delle situazioni dove forse meriterebbero qualcosa di più, forse avrebbero bisogno di più opportunità, di più possibilità. Beh, non parlerò da solo di queste cose, naturalmente, ma parlerò con la regista Sara Troiani e con l'attore protagonista di questo spettacolo. Ma naturalmente ne parlerò dopo la sigla, perché stiamo parlando di Andrea Pietro Anselmi e di Sara Troiani. Eccoli qua. Eccoli qua, benvenuti. Ciao grazie. Raffaele. Ciao. Allora, grazie per aver accettato questo invito. Ed è chiaro, io sono entrato subito a bomba su questo argomento perché Aiace è un personaggio che mi ha subito appassionato. Io ho avuto la fortuna di vedere in un laboratorio ad Abbiate Grasso di EWACT con la direzione di Paolo Antonio Simioni la genesi, diciamo, i primi passaggi di questo spettacolo. Beh, io partirei subito con la testimonianza di Sara Troiani, che è la regista, e ti chiedo, perché anche per me era un po' un personaggio sconosciuto, chi era Aiace? Dunque iniziamo con l'interrogazione. L'ha portato il libretto, perché senza il libretto io sa che non gli interroga. Ho portato il libretto. Dunque, inquadriamo un momento la figura storico-mitologica di Aiace, che si incontra per la prima volta nei poemi omerici, in particolare nell'Iliade, in cui è un guerriero dell'esercito dei Greci contro Troia. È il guerriero più forte dopo Achille, che era invece deteneva il primato appunto per forza e virtù, e soprattutto è il guerriero che, essendo anche cugino di Achille, è molto, diciamo, forte a livello fisico e considerato appunto uno degli eroi più invincibili. Riesce addirittura a combattere durante la guerra di Troia senza l'aiuto di nessuna divinità, perché le divinità intervenivano nella guerra stessa per
proteggere oppure per aiutare i vari guerrieri nel corso delle battaglie, e sarà uno degli eroi che in un duello contro Ettore, il campione dei troiani, risulterà pari a quest'ultimo. E al termine di questo duello tra i due, Ettore, riconoscendo il valore del suo nemico, gli donerà la sua spada. Successivamente, nella storia appunto del ciclo troiano, Aiace salverà, diciamo, il corpo caduto del cugino Achille dopo che sarà ucciso da una freccia scritta da Paride nel famoso tallone. Lo aiuterà nel recuperare il corpo Odisseo, Ulisse, e in seguito alla morte del cugino chiederà, come di suo diritto, le armi di Achille, le armi dell'eroe principale dei greci, che però gli saranno negate e saranno donate invece ad Ulisse. E da qui la storia poi prosegue dall'Iliade verso invece la storia che viene raccontata da Sofocle nel V secolo, il tragediografo che appunto mette in scena Aiace, in cui spiega come come Aiace, sì, vorrebbe vendicarsi in pratica di questo affronto che gli viene, cioè del fatto che gli vengono negate le... Allora, forse c'è un piccolo problema di connessione, forse lo recuperiamo, guardiamo subito, perché a volte capita. Vediamo un attimo se c'è. Allora, forse c'è stato un piccolo problema, un attimo solo. Sì? Sì, allora intanto capita, quindi non c'è problema assolutamente, riconnettetevi pure. Sì, non c'è problema, sì, entrate come prima e siamo qui, ok? Perfetto. No. Ah no, niente, ma allora, ma volete sapere che a Storia in Scatola queste cose succedono, ma sono cose che comunque alla fine ci stanno, perché Storia in Scatola è un po' come una piazzetta, ed è chiaro che nella piazzetta a volte arriva qualcuno, si fa due parole, succede qualcosa, quindi non c'è problema. Dovesse ricapitare, rimanete pure lì. Benissimo. Senza problemi, ok? Allora, fino adesso, se per Andrea Pietro va bene, per me è 29 come voto. Beh, meglio concludo così. Il preambolo. Sì, allora, diciamo che io ero rimasto per capire se ho capito, sì, che praticamente Sofocle decide di raccontare la storia di Aiace, sì, e decide di raccontare Aiace in un momento particolare, quando lui inizia a pensare a una vendetta. A una vendetta contro chi gli aveva negato queste armi, cioè di uccidere Agamennone Menelao, capo della spedizione, ma Atena, la dea appunto Atena, decide di proteggere, diciamo, sia Agamennone Menelao, ma soprattutto anche Odisseo, Ulisse, diciamo, che era anche lui oggetto della vendetta di Aiace, naturalmente, perché riceve le armi di Achille. Devia questa furia omicida di Aiace contro una mandria di buoi, di bestiame, che sono anche il sostentamento dell'esercito dei greci. Quindi Aiace, senza volerlo, per vendicare il suo onore, in realtà compie un delitto marziale, sostanzialmente. E decide anche di uccidersi per non essere deriso dai suoi ormai ex alleati, ex commilitoni. Quindi la storia appunto di Aiace viene poi riportata nella tragedia di Sofocle con il suicidio di Aiace sulla spada che gli aveva regalato Ettore, tra l'altro,
E successivamente il poeta greco Ioannis Ritsos, nel Novecento, decide di compiere uno di questi suoi soliloqui ritmici che vengono raccolti nella raccolta appunto Quarta Dimensione, mettendo in scena, diciamo, un monologo dell'eroe, però diciamo rappresentando quella che era la parte che era stata saltata sia nell'Iliade di Omero che in Sofocle, cioè la decisione che lui prende di uccidersi, come avviene questa decisione, questo suicidio. E quindi il testo di Ritsos, che è stato tradotto da Nicola Crocetti, che noi abbiamo portato in scena come primo studio nel 2018, anche grazie alla collaborazione di una mia collega universitaria, Antonia Farantatu, che ci ha aiutato anche a rivedere anche il testo neogreco più da vicino, quindi conducendo insieme a noi una sorta di traduzione che noi abbiamo usato anche, abbiamo cercato anche di contaminare con quella del traduttore ufficiale Nicola Crocetti, per vedere appunto quali erano i significati anche più vicini alla lingua originale dell'autore. E da qui appunto abbiamo iniziato la nostra avventura per rappresentare questo monologo. 30, per me 30 è lode. Cioè, però... dopo questa chiusura, No, c'è stato anche il problema di connessione, quindi no, 30 lodi. Allora, veramente un piacere, Sara Troiani, grazie, perché veramente in una manciata di minuti ci hai portato, attraverso la tua conoscenza, il tuo sapere e anche la tua passione, perché comunque hai raccontato questi eventi in maniera davvero, davvero interessante, perché l'arte e il teatro spesso vanno a indagare sulle ombre, no? Su tante ombre, perché poi questo è un personaggio nello spettacolo che avete fatto, che avete prodotto, è un personaggio davvero combattuto, pieno di irrisolto, di una grande umanità. Allora, io chiedo adesso ad Andrea Pietro Anselmi com'è stato misurarsi con questo personaggio, perché è una grande responsabilità. Bene. Diciamo che questo intanto è un monologo prima di tutto, e quindi per quasi 50 minuti si è in scena da soli, con delle parole che sono scritte in poesia, cioè a forma di prosa, ma comunque le parole contengono molti significati, sono un sunto dello studio, dell'immaginazione anche di Ritsos, che ha immaginato questo soliloquio, ma che è anche un dialogo sotto la tenda di Aiace, perché sotto la tenda c'è anche la moglie, c'è la presenza della moglie, ma una presenza muta, e c'è anche il figlio che lo guarda. Quindi queste due presenze che sono lì attive nello guardarlo, nel vederlo, nella sua discesa praticamente agli inferi, fino a decidere di suicidarsi, sono presenti nella sua dichiarazione di suicidio. E questo testo è un testo bello, infatti quando Sara me l'ha proposto l'ho letto, all'inizio ero un po' spaventato, perché come faccio a restituire tutte queste immagini, tutte queste, non metafore, ma proprio ci sono delle immagini fortissime. Una fra tutte, per esempio, parla le cataste di vestiti dei soldati morti, che forma quasi una collina, e da queste cataste di vestiti morti nascono dei fiori, e questi fiori hanno il colore dei vestiti dei morti. Cioè è molto praticamente su ogni riga di questo testo c'è una poesia, cioè è bello. Quindi ho lavorato molto sul cercare di mettermi in bocca queste parole in maniera di dirle il più concretamente possibile, ma mantenendo comunque quell'impronta poetica e cercando di seguire il ritmo che proprio Ritsos ha scritto in questo testo.
Dopodiché ho sperimentato, come tu hai accennato prima, in un laboratorio all'inizio, perché volevo misurarmi appunto con questo test, non avevo neanche la memoria, avevo proprio la memoria delle prime parti, ma mi sono lanciato, ho provato e ho visto anche dagli sguardi di chi era lì presente con me nel laboratorio che c'era una risposta molto, molto forte a alle parole che dicevo. E quindi mi sono appassionato sempre di più. Tanto che poi ho cominciato a costruirmi anche la mia scenografia. Certo, perché ora il laboratorio di cui stiamo parlando, lo dico per tutti coloro che studiano l'arte dell'attore, del teatro, è un ritiro, cioè un ritiro, ma quando si parla di ritiro monastico, direi ritiro monastico cavalleresco, cioè teutonico, direi, dove praticamente l'unica cosa di... Noi mangiavamo una volta al giorno, sapete che c'è si chiama OMA, una cosa così, no? Il digiuno quello intermittente. Noi mangiavamo una volta al giorno e mangiavamo dalle 2 di mattina alle 3 del mattino, poi basta, e si lavorava costantemente in questo, diciamo, era proprio un luogo di culto, perché era un monastero, un ex monastero, dove all'interno di ogni celletta ogni attore, ogni artista aveva la possibilità di lavorare, studiare, e sono uscite delle cose meravigliose. Allora, quello che dico io è, da teatrante, la fortuna che abbiamo è quella di misurarci anche giocando con personaggi a volte che sono distruttivi. Ora, Aiace ad Andrea Pietro, che cosa dice, che cosa ha detto? Cioè, quali sono le cose in cui ti sei ritrovato come Andrea Pietro in questo personaggio così meraviglioso, così però infelice? Guarda, l'ho chiesto molte volte a Sara, ho detto: ma perché hai voluto darmi questo testo? Io cercherò di spiegare un po' quello che ho capito da questo testo, facendolo, quello che mi restituiva come emozioni, come pensieri, essendo solamente un piccolo anello di congiunzione tra il poeta e il pubblico. L'attore è questo, quindi sono un tramite, nient'altro. Però diciamo che quando recitavo, quando ho messo in scena questo spettacolo che studiavo praticamente, ho visto, ma molto appassionato, la virtù che ha questo personaggio, cioè la dedizione, la completa disponibilità al sacrificio per un ideale, per la comunità, per il proprio esercito, per, insomma, per l'ideale, per... E quindi era una valanga in piena che si gettava contro il nemico. E difatti io ho provato sperimentandolo, facendo come un toro scatenato. E questo, nel momento in cui doveva essere riconosciuta questa sua dedizione, questa sua totale abnegazione al dovere, invece non gli è stata riconosciuta, e qui praticamente c'è un crollo psicofisico proprio del personaggio, un crollo in cui ti scopri che tutte le cose che pensiamo, gli onori, le lodi, sono solo ipotesi, sono solo cose che volano via, leggere, cioè quello cosa rimane veramente poi? Se anche gli amici che hai accanto si dimostrano i tuoi peggiori nemici, perché ti tolgono quello che ti sarebbe stato dovuto. E quindi in questo senso vedo che crolla tutti i suoi ideali, crollano, e quindi si trova smarrito, si trova perso, cerca vendetta, perché all'epoca era una soluzione, praticamente anche da eroe, era una soluzione trovare vendetta, e anche quella gli viene negata attraverso un intervento divino, neanche umano, un intervento divino gli nega la possibilità
di redimersi per se stesso, creando un massacro ovviamente tra i suoi commilitoni e privandogli anche quella possibilità, che altrimenti l'avrebbe etichettato come vergogna, cioè avrebbe dato la vergogna a lui per tutta la vita, gli priva questa possibilità e uccidendo tutti gli animali che servivano per l'esercito, ma anche come sacrificali, praticamente come sacrificio, sì. Li uccide e si crea una doppia onta alla quale non riesce a resistere. Ma la cosa che era interessante era anche per me il fatto che nel momento in cui lui pensava di fare quella cosa, gli era invece negato, cioè era considerato, era come dire abbagliato dalla dea e quindi folle in quel momento lì. Lui pensava di fare una cosa vera, ma in quel momento era folle. Perciò nella vita reale quanta follia c'è in quello che facciamo? Certo, quindi certo. Mescolava appunto la realtà e la follia, non sapendo più che cosa è reale, che cosa invece è folle, ma anche nei rapporti con le persone, con i suoi più vicini, più intimi. Ma certo, ecco, allora naturalmente stiamo entrando proprio nel cuore di questo argomento della mitologia e sono anche contento perché io conosco un eroe, ma un eroe dei nostri giorni, che secondo me è un Aiace anche lui, e secondo me ha tanto di umanità, tanto di guascone, una persona che è stata molto guascone, è stato un giornalista del periodo di Mani Pulite, quindi all'Espresso, lui ha lavorato in maniera giorno, notte, andava, veniva chiamato un inviato speciale. Poi, nonostante comunque questa carriera, lui si è poi dato anche alla carriera di scrittore per Garzanti. E allora, permettetemi di presentarvi lui, il nostro magnifico, il magnifico Furini. Eccolo qui il magnifico, ciao, Luigi! Buonasera. Allora, intanto tutte le volte che mi presenti così mi imbarazza, tu lo sai perché ci conosciamo, io sono non sembro, sono timido, poi non mi piace, tutte queste robe qua. Poi sono un po' abbattuto, perché la gente non legge più niente, ragazzi, non legge più niente. Io sono disperato. Cioè, adesso sto scrivendo storielle di calcio, ma non soltanto di calcio, di vita, perché se racconti degli anni 30, 20, 40, la guerra, il fascismo, allora il calcio è una quota, è una fetta della società, avere le sue ripercussioni, no? Certo. Racconto di Gigi Meroni, che era uno che, grande giocatore, negli anni, metà degli anni 60, per andare in nazionale ha dovuto farsi tagliare i capelli, perché era vietato ai giocatori con i capelli lunghi di giocare in nazionale. Adesso, al di là del fatto calcistico, capite che era obbligato ad andare dal barbiere perché sennò non poteva mettere la maglia della nazionale italiana. Lui si innamora, va al Luna Park, si innamora di una ragazza che aveva il tiro a segno. Sì. Scandalo! I giornali, ci mancava il cappellone rivoluzionario che vuole imitare George Harrison, che si sposa anche la giostraia, i giornali impazzivano. Io ho dovuto raccogliere tutta questa storia, una storia bellissima, in poche righe, perché sennò la gente non ti segue più. 140 caratteri di Twitter, devi raccontare la storia di Carlo Magno, ma io non ce la faccio. Cioè, sarò che non sono capace io, ma anche lui ce la fa raccontare la storia di Aiace in 140 caratteri di Twitter. Dopo non ti seguono più. Dice, ma com'era lungo l'articolo. Io faccio articoli, guarda, una cartella,
una cartella e basta. Una cartella deve finire tutto, ma, se, ma e non tutti la arrivano a leggerla fino in fondo, eh? E dice, no, no, dice, no, ho letto, sì, no, ma ho capito, sai, quella roba là. Io sono disperato. Comunque siamo, vabbè, fai allora, niente. Ma allora, senti... Scusate, ma scusate. Ma no, no, ma no, ma invece no, ma grazie, no, grazie, no, Luigi, di volta, ma è bellissima questa storia. Allora, vedete che Luigi è uno che... Cioè io lo vedrei vestito veramente da guascone con la spada, tagliare teste. Appassionato, appassionato. Luigi, ma auguri. Buon compleanno. Grazie. Ah. Sì, grazie. Venerdì, l'ho compiuto il venerdì. È stata una giornata terribile perché sono andato dal dentista e ha detto, ma lei ormai ha... Oh, Raffaele, ha quattro occhi, ce lo diciamo, 67. Ma dai. Giullo. Ma dai, ma su, ma tu che con la bicicletta fai chilometri lungo il Ticino, perché quella è elettrica. Quella è elettrica, però. E non ce l'ho fatta. Allora, a scaricare, Luigi, il allora, senti, non ce l'ho fatta. Perché allora, ma 60, ho capito. Allora, senti, Luigi, allora, noi stiamo parlando di uno spettacolo dal titolo Aiace. Ne stiamo parlando con la regista Sara Troiani e con l'attore protagonista che è Andrea Pietro Anselmi. Quello che appunto è uscito fuori da questo studio, da questo lavoro, è il fatto che comunque esistono delle persone, anche nella vita di tutti i giorni, che avrebbero bisogno di leggere più di 140 caratteri, perché noi siamo nella società dello psicofarmaco e siamo in una società dove tutto viene edulcorato, ammorbidito. E allora faccio una domanda a Sara, perché tu, Sara, hai una grande responsabilità, perché tu oltre a essere regista sei anche una formatrice, quindi ti occupi anche di portare alle nuove generazioni la cultura classica. Quanto c'è bisogno, soprattutto per i giovani oggi, ma per tutti, per me, per tutti, della cultura classica e dello studio dei classici? Io non sono di parte, innanzitutto, nel senso che io amo molto questa, amo molto i classici perché li ho studiati da anni, dal liceo fino all'università, e ancora sto continuando come insegnante e come ricercatrice. E credo che siano molto importanti perché ci danno, sembra una retorica un po' così alla buona, ma ci danno veramente tanto feedback sul nostro DNA culturale, perché comunque veniamo da lì, nonostante anche il filtro della romanità e anche del Medioevo stesso, che è molto importante per diciamo, il recupero di questa tradizione antica, ma ci permettono anche di decodificare molto chiaramente la nostra realtà, perché molte cose che sono successe in passato, anche dal punto di vista storico vero e proprio, si stanno ripresentando anche nel presente odierno. Quindi conoscere un po' le stesse le modalità come erano avvenute nel passato ci può aiutare non tanto a risolvere i nostri problemi del presente, ma perlomeno a capirli e comprendere che siamo all'interno comunque di una umanità che ha una sua storia, che ha un suo passato e che quel passato continua a pesare comunque. Quindi è un modo per conoscere e ampliare la propria conoscenza. Poi se un giovane o chiunque altro vuole studiare come ragioniere, vuole studiare come al liceo scientifico, vuole fare qualsiasi altra professione, è liberissimo di farlo, ma quel minimo di curiosità che può accendere appunto la lettura di questi testi, ma anche un po' lo studio anche solo della mitologia, io l'ho visto anche con gli studenti, è molto interessante vedere come ancora si stupiscono a sentire le storie, i racconti di quest'epoca, quindi, e accendere appunto la loro curiosità al punto che vanno a cercarsi da soli qualche informazione in più di approfondimento. Tutto. Ma certo, perché poi secondo me, a me è capitato più o meno a 20 anni, perché io sono un ragioniere amministrativo, però comunque avevo un professore di italiano che mi portava a teatro e anche grazie a lui che mi sono appassionato al teatro, io avevo proprio una fame a un certo punto che mi portava ad andare a cercare per conto mio delle informazioni.
ed è stato grazie al mio prof, Benedetto Maffezzini, che saluto. E volevo chiedere una cosa ad Andrea Pietro, perché tu lavori, ultimamente hai realizzato uno spettacolo, nel senso che avete provato uno spettacolo per il Teatro Stabile di Torino, giusto? Il titolo? 10 milligrammi, l'autrice Maria Teresa Berardelli e la regista Elisabetta Mazzullo, con gli attori Carolina Leporatti, Francesca, non lo so, ora vabbè, dimmi anche, non so, il numero civico No, certo, è una produzione importante. Ora, il tema dello spettacolo è un tema che magari poi si può affrontare in altra sede, ma quello che a me piace di te, Andrea, è che tu hai lavorato anche tanto con i ragazzi, con mi ricordo che qua a Genova con la Dragonetti avevi fatto un progetto molto interessante. Sì, era praticamente lei, Elena lavora molto con i ragazzi, è un dopo scuola, quello che faceva lei, praticamente li porta a teatro, li insegnava attraverso faceva uno spettacolo alla fine con questi ragazzi, e io in una produzione con lei sono entrato come attore professionista e abbiamo lavorato insieme. È stato molto molto interessante, perché vedevi la dedizione, cercare attraverso un linguaggio nuovo per loro di mettere in scena, insomma, emozioni e relazioni che magari loro vivono, però metterlo sfacciatamente davanti a un pubblico può essere un salto mortale per loro. L'attrice, certo, che non ho nominato prima è Francesca Agostini. Ah, vedi, meno male, no, perché allora è tutto registrato, è chiaro che poi la taggeremo con scritto Francesca Agostini, ok. Ecco, perché la mia impressione, ma lo dico a tutti, poi lo rigiro questa frittata al Magnifico. E Luigi, sembra che i classici parlino più ai giovani che ai vecchi. Cioè, meno male, speriamo che i giovani, per il futuro, per un fatto alla grafico, è nelle mani dei giovani. I vecchi, no, purtroppo, adesso ci hanno tolto che il vaccino. Ci hanno detto che dopo i 55 anni hanno fatto tutto un accordo per comprarne 60 miliardi di tonnellate di dosi, no? E poi ha detto no, a voi vecchi non vi diamo niente. Non va bene. Dovete, ma scusa un attimo, ma Luigi, non è sarà stata l'INPS che ha deciso di non dare... tagli. No, quindi io sono contento che i giovani... Io però ho un dubbio, che è questo. Io immaginavo anni fa una roba diversa, cioè che l'aumento del reddito e delle famiglie in generale potesse portare più ragazzi, più giovani, a studiare all'università ed avere un livello culturale più alto, in modo da poter fare una società migliore, che se la scolarità aumenta e comunque eccetera. E invece ci saranno sempre quelli bravi, che meritevoli, capaci, che arriveranno ai vertici delle società, delle imprese, della loro vita, eccetera. Ma vedo anche tanta che si allarga la base. Cioè, si allargano quelli che purtroppo per tanti motivi non arrivano. E questo mi dispiace, perché una volta c'era poco reddito, dopo la terza media ti mandavano a fare il garzone dal barbiere o dal falegname o dal fabbro, perché la famiglia, il reddito era quello lì. Ma hai letto la storia di quello mancino che ti ho mandato a Casa Grande? Come no, certo. È bella quella storia lì, Molto bella, la racconteremo. Certo. Uno, quello se lo porti a teatro, quello lì è un... Ma certo. Quel poverino l'ha mandato a lavorare perché, aperta parentesi, perché tutti i suoi fratelli andavano, dopo le terze medie andavano a lavorare, e anche se forse l'ultimo aveva la possibilità, perché ormai la famiglia qualche due lire le aveva messe via,
di mandarlo avanti a studiare. Però il padre ha detto: non posso fare un'ingiustizia, tutti sono andati a lavorare dopo la terza media e anche lui va a lavorare dopo la terza media, perché sennò gli altri fratelli possono dire: ma come, noi ci siamo andati a lavorare e lui lo mandi a scuola? No, per nessuno, per dire. E quindi dopo lui ha fatto il grazioso del barbiere e poi ha fatto nella vita altro. Però ecco, chiudo, cioè, mi immaginavo una società diversa, più che potesse elevarsi di più, visto la possibilità economica delle famiglie di mandare più i ragazzi a scuola. Invece ci saranno sempre le eccellenze, perché? Perché è arrivata la concorrenza. È arrivata concorrente dalla Cina, dalla Germania, dalla Russia, dall'America. Una volta un'azienda qualsiasi cercava un ingegnere, cercava un, vabbè, certo, una metteva l'annuncio sul giornale. Io mi ricordo, certo, certo, quando era a Roma, sul Messaggero, no? Diceva: cerco un ingegnere, esperienza, quella, patente auto propria, quella roba lì. Certo, e quello uno faceva. Adesso questi mettono l'annuncio in internet, vabbè, cambia poco, ma arrivano dalla Cina. Arrivano dalla Cina quelli che hanno fatto l'ingegneria. Dico ingegnere per dire una cosa. Sì, certo. E quindi, se questi qui hanno un po' di nozioni di italiano, che magari hanno imparato, poi l'ingegneria la sanno come la sai tu, perché l'ingegneria quella è, non è che è diversa dalla Cina qua, il cemento armato, il ferro, è quello che devi studiare. E quindi e invece là che c'è più fame, studiano di più, è perché loro hanno più fame, quindi gli hanno detto: guarda che se io studio arrivi là, qua gli hanno detto: tu fa niente, vai al bar a prendere, facciamoci un'ape. Sai che cos'è? Sì. Allora, facciamoci uno spritz. Allora, sono d'accordo. Anche perché forse rispetto, diciamo, tra il libro Cuore e Beverly Hills, no, che è una serie televisiva, ci sarà pure una via di mezzo, no? Perché una volta eravamo quando un bambino nasceva era già vecchio, cioè lo vestivano sono vecchio, il De Amicis degli anni 2000. Secondo te io sono il De Amicis degli anni 2000? Non lo so, secondo me tu sei uno scapigliato, tu sei tipo un boito. No, perché io a volte ci penso, sai che vicino a casa mia c'è un tiglio? Albero, un tiglio, che è l'albero della piccola vedetta lombarda. La piccola vedetta lombarda era salita sull'albero, sì, per guardare dove arrivavano gli austriaci, dai il segnale alle truppe piemontesi dicendo: guarda che arrivano, però gli sparano e lo uccidono, muore, no? È sì, un racconto del mese del libro Cuore. E è un tiglio vicino a casa mia. Qua la prossima volta che vieni ci andiamo. Dai, intanto sì, vedo arrivare, adesso non arrivano più, ma i pullman. Arrivavano i pullman delle scuole e i professori li portano lì davanti al tiglio e dico: bambini, quello lì è il tiglio. E questi guardano col telefono, sono lì col telefonino, dicono: che cazzo me ne frega, te il tiglio, vaffanculo te il tiglio. Hai capito che poi... Allora, io sono sicuro, Luigi, che grazie a Sara, al lavoro di Sara, grazie al lavoro di Andrea e anche al nostro contributo, secondo me ci saranno un sacco di giovani che avranno un mucchio di curiosità e quindi le cose... No, c'è un processo, secondo me c'è un processo anche a crescere. Allora, noi siamo arrivati quasi al 40° minuto, Andrea e Sara. Dobbiamo fare mezz'ora e qui siamo andati ben oltre. Allora, metto ancora in sovraimpressione lo spettacolo. Segnatevi questo spettacolo, Aiace, di... Rictos, scusate la pronuncia, traduzione di Nicola Crocetti, perché è uno spettacolo, Luigi, lo dico a te, che è imperdibile, è un monologo dove c'è Andrea Pietro Anselmi, diretto da Sara Troiani. Naturalmente ci sono tanti altri collaboratori e persone che hanno contribuito a questo lavoro. Sicuramente però c'è bisogno, secondo me, in questa fase globale di personaggi che possano farci vedere in maniera molto umana le loro ferite, ma non senza retorica, perché ragazzi,
se no è finita. Quindi io, Luigi, io ti ringrazio, Luigi, auguri ancora, non ti presenterò più come giornalista, ok? Basta. E poi grazie ad Andrea Pietranselmi e Sara Troiani, perché mi avete fatto un grande regalo e anche un regalo che ci hanno seguito. A te, Raffaele, grazie di averci chiamato. È stato bello di parlare qui. Ne avremo a parlare noi. Andremo avanti a parlare, però mi rendo conto che insomma il tempo. No, dobbiamo rendere conto. Allora, saluto le persone che ci hanno seguito: Lena Duraccio, Gabri Bordo, Gaetano Delia, Simona Caracciolo, Gabriella Gasparri e Ivana Colavito, che è un'amica, che è una cantante lirica di Milano, e poi naturalmente ci sono tante altre persone che ci seguiranno anche dopo, perché si può rivedere tutto anche su YouTube. Ragazzi, io starei qua tutta la sera, ma io ho anche un po' di fame, non lo so voi, ma un pochino. Sì. Abbiamo già cucinato prima. Questo già mangiato. Ah, sì. Ci vediamo mercoledì con Fiona Dovo, la regista Fiona Dovo del Teatro delle Formiche. Bene, bene. Ciao a tutti. Ciao, grazie.